La Pistoiese espugna il lungo Bisenzio, fa suo il derby. Prato Pistoiese 0-1 e questo grazie al gol di Benassi nel secondo tempo, è qui che si decide la partita, una partita che ha avuto momenti di tensione, così come deve essere un derby caldo toscano che tornava dopo 4 anni. Primo tempo di Marca Pratesi, e i Lanieri ci provano in diverse occasioni, più possesso palla per i padroni di casa davanti ad una Pistoiese che si fa vedere in avanti solo alla mezz'ora con Caponi, il suo tiro deviato in angolo. Il Prato approfitta del gioco un po' troppo prevedibile degli arancioni e risponde al 38esimo. Sul finale dei primi 45 minuti la Pistoiese va vicino al gol, azione di Ortolini poi seguita da Davì, ultimo brivido con il tiro del Prato finito fuori. Ad inizio secondo tempo subito 2 cambi nelle fila arancioni, dentro Barbuti, fuori Pertica e esce anche Di Biasi, entra Meic, ma il Prato sembra essere più propositivo. Spazio anche per Citro nella Pistoiese, la squadra di mister Cascione prende più coraggio e al 63esimo arriva il vantaggio 1-0, è Benassi su sviluppo di un corner che insacca, festeggia poi sotto la curva dei tifosi arancioni. Il Prato prova a iniziare l'assalto finale alla ricerca del pari. Sale molta tensione in campo, si va verso i titoli di coda, ma ci sono ancora 5 minuti di recupero da giocare. I Lanieri attaccano, ma è finita. La Pistoiese batte il Prato 1-0. Davanti a tanti tifosi, un lungo Bisenzio, tutto esaurito questa sera. È stato combattuto, giocato bene da tutte le squadre. Prato ha fatto un ottimo primo tempo che ci ha messo sotto, noi siamo entrati in campo un po' con timore, con paura, e mentre il secondo la squadra poi dopo ha reagito benissimo, ha preso le misure e siamo passati meritatamente in vantaggio. Poi dopo, normale come normale che sia, siamo abbassati un pochino perché un po' per la stanchezza, visto che le ultime 3 partite hanno giocato quasi sempre gli stessi. E quindi gli ultimi minuti abbiamo faticato a stare su, a tenere palla, e il Prato ci ha schiacciato, però siamo stati bravi, attenti, e ci sono partite che vanno vinte anche in maniera sporca, siamo consapevoli di aver fatto una partita brillante sotto il piano del gioco, però ci sono altri fattori, specialmente in una partita come questa che è molto sentita dall'inizio di fuseria.